Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale In Spot. Oggi continuiamo con la rubrica Train Spot e Giuseppe ci parlerà di sviluppo della forza massimale e calcolo dei massimali, comunque, che poi ci avvierà verso un altro video che non vi diremo adesso, vi diremo in separate serie. Ti spoilerò tutto. Come abbiamo fatto nei video precedenti, andateli a vedere che sono molto interessanti. Soprattutto, se vi state chiedendo perché abbiamo le stesse magliette dei video precedenti, è perché noi effettivamente li stiamo registrando di fila, quindi... cosa? Come? Scusami? No. Ciao! Allora, calcolo del massimale. Semplicissimo. Abbiamo due metodi, semplicissimo per modo di dire, abbiamo due metodi abbastanza... semplici da attuare, perché uno è quello diretto e uno quello indiretto. Quello indiretto si fa praticamente con una piccola formula che consiste nel fare delle ripetizioni con un determinato carico. Di solito, per essere attendibile, vanno fatte fra le 6 e le 8 ripetizioni. Già tra le 8 e le 10 inizia a essere inattendibile. Non attendibile. Diciamo che se fatto fra le 6 e le 8 ripetizioni, naturalmente sempre massimale. Se non capite che cos'è massimale, andate a vedere i nostri video perché là lo spieghiamo bene. Bene. E allora lì si inizierà a capire esattamente che tipo di peso possiamo sollevare. Sì, peso possiamo utilizzare per calcolare appunto per la nostra forza. Ora, da questo discorso si diramano due grandi concetti. O ci sono le classiche tabelle che si vanno a vedere, si dice, ho fatto questo peso, allora devo fare così, così, così. Ecco, sì, sì, sono tabelle. Uno dice, se c'ho la tabella, perché mi devo andare a calcolare tutto? Ma perché effettivamente tu la tabella, tu può darsi che hai fatto 6 ripetizioni giuste, magari la settima ti hanno aiutato, la calcoli lo stesso e magari quel risultato ti viene sbagliato. Lo devi calcolare esattamente su quello che hai fatto tu. La formula, se la volete, ve la lasciamo anche praticamente in sovraimpressione, o qui, da qualche parte, insomma, la cerchiamo di inserire, ed è praticamente un calcolo che basa praticamente il peso sollevato, fondamentalmente quanto avete caricato, i vostri chili, fratto un numero che è 1.0278 meno 0.0278 per le ripetizioni date. Ora lo so che uno dice, ma che cosa stai dicendo? E no, e purtroppo così va fatto il calcolo. E questo comunque rientra nel metodo ancora indiretto, cioè questo mal di testa poi lo so. Quindi quando ti dicono, no, che fai il personal trainer, vai a fare... Oh, si deve studiare, ragazzi, l'attività fisica è una scienza. Questa è praticamente matematica e fisica fondamentalmente. Allora, dato il nostro numero, che può essere qualsiasi arrivato a questo punto, quello là sarebbe il nostro carico massimale. Questo è un metodo che può essere utilizzato, essendo che è indiretto, può essere utilizzato da chi si avvicina all'attività fisica per le prime volte. Perché? Perché appunto non sottopone il corpo a degli sforzi eccessivi. In più, che succede? Arriverà il ragazzino che magari frequenta da 2 mesi e ti dice «Senti capo, ma io voglio fare potenza, voglio mettere la forza». «Voglio fare potenza, capo!» «Allora come posso fare?» «E tu che cosa fai?» «Niente, vai a, così, a cazzo di cane». «Vai a sentimento, rompiti le ossa e buonanotte». No, devi, visto che tu comunque ci lavori in palestra, sai di cosa stiamo parlando, devi creare un programma di allenamento basato su appunto le percentuali di lavoro. Percentuali che sono state largamente anticipate nei video precedenti e di importanza fondamentale. Detto questo, noi affronteremo che cosa? In base a quel numero andremo a lavorare il 90, 95, 85% di quel carico per instaurare un tipo di allenamento deputato più sulla forza, sulla potenza o sull'ipertrofia. Quindi questo calcolo che noi andiamo a fare non è solo per lo sviluppo del carico massimale, ok? Andrà a toccare tutte le fasce dell'allenamento. In secondo luogo, quando noi ci troviamo davanti un soggetto che magari è anche un powerlifter, andremo ad utilizzare un metodo già più diretto, praticamente sul campo. Come viene elaborato? Qua praticamente è molto più semplice da una parte, però c'è un dispendio energetico maggiore dall'altro. Per un semplice motivo, perché c'è bisogno di uno spotter che gli sta praticamente dietro. Tralasciando il fatto che praticamente se già fa attività fisica di potenza sa esattamente i suoi carichi massimali, più o meno li identifica, no? Guarda che ho fatto massimale con questo, massimale con quello, eccetera, eccetera. Allora noi andremo a toccare che cosa?
un altro tipo di lavoro. Innanzitutto per il metodo diretto, che cosa intendiamo noi? Fai l'esecuzione, ti seguo io. Quando arrivi ad una ripetizione massimale, che a quel punto lo spotter o il PT sa se effettivamente l'ha fatta corretta. Corretta, sì. Quindi da solo. L'esecuzione, ragazzi, in questo caso è fondamentale. Sì, perché, vabbè, in tutto è fondamentale, però in questo particolarmente perché si parla di carichi appunto elevatissimi. Sono dei carichi che schizzano su come niente. Quindi io alla fine dei conti, quando vado ad aiutare una persona, so se l'ho aiutato tanto, poco, oppure se effettivamente l'ha fatta da solo. Allora gli dico: guarda che tu hai fatto questo massimale, oppure no, non l'hai fatto completamente da solo, avrai tipo il 5% o il 2%, insomma, questo uno se lo sente anche, in meno rispetto a quel carico. E allora lì si crea l'allenamento in base a quel carico. Che differenza c'è? Semplice. Se un powerlifter, ok, fa il calcolo che noi abbiamo detto prima sulle 6-8 ripetizioni, quel calcolo è falsato. Proprio perché lui sa quanto effettivamente spinge, ok? Magari sulle 6 ripetizioni fa un po' cacare, sulle 8 ripetizioni magari sulla lunga fa un po' schifo, però magari li carichi 300 kg, te ne fa una, va che è una cosa fina, e magari su quel calcolo che abbiamo fatto prima risultavano, che ne so, 285-290 kg di massimale, quando effettivamente lui potrebbe caricare benissimamente 10 kg in più. Ok? Semplicemente la differenza è questa. Perché è importante, abbiamo detto, quindi? Perché uno viene utilizzato per i novellini, l'altro invece viene utilizzato per i soggetti per i novellini. Per i novellini, cioè nel senso, per i ragazzini che vengono, vogliono aumentare la forza, naturalmente non li puoi fare massacrare così. E tu, novellino, che stai guardando il video, fai il calcolo anche tu, te lo lasceremo in sovrappressione, qui, insomma, da qualche parte lo lasciamo. Qui. Sulla mia faccia. Mamma mia, da paura. Detto questo, andremo ad instaurare appunto un carico, dei carichi adeguati. Come si traduce questo? Nello sviluppo, essendo che di solito il carico dei massimali viene utilizzato più che altro per tutta l'attività fisica, abbiamo detto, ma per chi effettivamente vuole sviluppare una buona potenza, una buona forza, viene sviluppato appunto dai powerlifter oppure i sollevatori di pesi, i weightlifter. Qui si apre praticamente un mondo. E già lo dico, questo video forse verrà diviso in due, perché si apre praticamente un mondo enorme su questi due tipi di categorie. Diamine. Il powerlifter praticamente fa del sollevamento pesi la sua ragione di vita, la sua ragione d'essere. Il carico è più importante alcune volte dall'esecuzione, ma il powerlifter esperto sa esattamente come gestire anche eventualmente un cheating, che sarebbe praticamente un imbrogliare. Compensare, no? Eventuali deficit nell'esecuzione, compensarle con anche dei muscoli accessori, comunque sì, sa esattamente come gestirsi. Sono delle vecchie volpi, diciamo di sì, dovute anche soprattutto all'esperienza e al fatto, cioè, che... ragazzi, al powerlifting non vi avvicinate se siete, cioè, se io per esempio non mi avvicino al powerlifting così, no, cioè, è impossibile. Una procedura da seguire che va praticamente una preparazione proprio, no? Sì, innanzitutto bisogna capire la tecnica del powerlifting, partiamo appunto dall'inizio. La tecnica del powerlifting è innanzitutto una tecnica che viene basata su principalmente 3 esercizi, alcuni identificano 4, e mo spiego il perché. Perché diciamo che squat, deadlift e panca piana sono le basi sul quale viene costituito il powerlifting, e non solo, anche sì, tutti gli esercizi in palestra comunque. Questi sono i fondamentali. Sono i fondamentali, sì. Mentre diciamo alcuni identificano anche il quarto esercizio con o una military press, oppure per esempio il power clean, oppure, quindi non viene identificato bene. Diciamo che ci sono sti 3 necessari, fondamentali, sì, e importantissimi. Poi altri comunque vengono appunto divisi, ecco, ci sono diverse scuole di pensiero, mettiamola così. Alcuni mettono addirittura le trazioni alla sbarra, insomma c'è un po' di confusione in merito. Diciamo che la base è su questi 3 elementi che abbiamo appena detto: squat, deadlift e panca piana. Poi per il resto, tutto il resto è noia, come citava una vecchia canzone, e naturalmente si può inserire benissimamente.
Il powerlifter è qualcuno che appunto si sa quello che sta andando a fare, sa compensare con muscoli accessori, ma soprattutto sa le tecniche per aumentare la propria potenza, che variano dal classico Bill Starr, o alcuni chiamato il 5x5. Lo spieghiamo cos'è il 5x5? Il 5x5 consiste principalmente nel fare 5 serie da 5 ripetizioni. Le prime due serie non vengono mai fatte massimali perché sono delle fasi di preparazione, le prime due o tre veramente, e poi invece le altre, le restanti, fino ad arrivare appunto alle 5 serie, vengono completamente fatte quasi allo stremo, cioè giustamente con la quinta serie che viene fatta secca al 100% delle 5 ripetizioni massimali. Questa è una tecnica. Dopo ce ne sono veramente tante, variano per esempio sul metodo bulgaro, le classiche, alcune vengono identificate nel 4-2-2-4-2-2, che uno dice, che stai dicendo, i numeri? No, sono 4 ripetizioni massimali, 2 ripetizioni massimali, 2 ripetizioni massimali, viene riscalato il peso e di nuovo puoi fare 4-2-2. Le tecniche poi ci sono per esempio la CAPS Block, che sono praticamente il bloccaggio articolare, quindi praticamente completa estensione delle articolazioni o dei gomiti o delle ginocchia, appunto per bloccare il peso o comunque il carico momentaneamente in quella posizione per prendere un respiro e per cercare di farne un'altra. Abbiamo per esempio il cheating, abbiamo detto appunto prima, che sarebbe l'imbrogliare. Ogni tanto vedete che la piccola viene chiamata sculata, ok, del powerlifter, per esempio nello squat, quando praticamente è sotto una pressione che è proprio come lo sto a dire, fa questo piccolo gesto e fa passare praticamente il carico, il peso dalle sole gambe a leggermente di più sulla zona lombare per poi di nuovo riprendere sulle gambe. Serve per battere la zona morta, diciamo il punto morto. Il punto morto, sì. E poi pure per esempio sulla panca piana vedete che sarebbe il piccolo rimbalzo che dà sul petto. Questo sarebbe praticamente... Quindi ricordiamo però che queste tecniche qui vanno sapute applicare, cioè devono essere sapute applicare, perché altrimenti, specialmente per esempio il caps block per esempio, no, in qualcuno alcuni casi molto inesperto, no, allora alcune no, sul caps block per esempio c'è pure un'altra diciamo una piccola parentesi da fare, perché molte volte si capita dei soggetti che soffrono di iperestensione delle articolazioni, ecco. Per esempio dei gomiti non arrivano qua ma sono appunto iperestesi, oppure sulle ginocchia. In quel caso fare una panca piana con 150 kg, avere un'iperestensione dei gomiti, equivale a dire spaccare a due i gomiti, sia l'uno che l'altro. Esattamente.